Thank you.
Ambrogio Toffanin, la prima giornata, quella ufficiale della presentazione delle IDI Doglianico 2024, si va a concludere. Allora, tracciamo un bilancio di questo evento che è stata appunto l'occasione per dare il là con la posa del nuovo maggio di una 42esima edizione ancora una volta ricchissima. Grazie per essere qui. Oggi finalmente abbiamo dato inizio a questa 42esima rievocazione storica, la presentazione di quello che sarà il programma molto ricco per questa edizione. Oggi con la presentazione del programma, l'esibizione delle giovani ballerine con le carole all'interno del ricetto e l'apertura della mostra curata dall'Associazione Canavese, che è un appuntamento nuovo aggiunto al nostro programma che quest'anno arricchisce ancora più la nostra manifestazione. Infatti l'edizione 42 della rievocazione di Oglianico è anche legata alle novità, e questa che sarà poi il 5 maggio è sicuramente una di quelle più gustose, se possiamo così definirla. Sì, abbiamo pensato di arricchire ancora più valorizzando i prodotti del territorio, quindi a quello che è il nostro programma, che quindi inizierà con il primo maggio, con la presentazione dei nostri personaggi dalla Torre Porta e dal Gran Galà fra i quattro rioni del paese. E poi concluderemo qui la giornata all'interno del ricetto e con la presentazione di questa mostra che partirà da quel giorno lì, ma sarà possibile visitarla per tutti i giorni della manifestazione. Il programma però prosegue con il venerdì 3 maggio con la cena medievale, altro importantissimo appuntamento che purtroppo anche per questo appuntamento siamo sold out, e quindi ci spiace, ma abbiamo incrementato ancora i posti, ma abbiamo già esaurito tutta la disponibilità. Il sabato sera con Maggiando, una bellissima serata all'insegna del divertimento e della danza in piazza Ricetti, e la domenica, che è questo nuovo appuntamento aggiunto con questa collaborazione con l'Associazione dei Viticoltori Canavesani Canaveis, che sia all'interno della nostra mostra che quel giorno stesso per tutte le vie del ricetto avremo una ventina di espositori con i loro prodotti, e ci sarà la possibilità quindi di degustare i vini e da parte della Proloco la distribuzione di alimenti, quindi panini, piadine, taglieri e quant'altro. E poi arriviamo al momento clou, se così vogliamo definirlo, che sarà poi quello dell'11 e del 12 maggio, quando entreremo proprio, diciamo così, ancora di più nello spirito medievale e nello spirito dell'IDI di maggio. E quella sarà veramente il weekend culmine della nostra manifestazione. Il sabato sera con la serata Receptum, che è questa serata molto particolare, dove per entrare all'interno della manifestazione bisognerà essere dotati di vestito, di un abito o un abito medievale, o comunque chi ne è sprovvisto avrà la possibilità di affittare una tunica, e quindi questo per rendere tutta l'omogeneità della festa medievale all'interno, quindi tutti i partecipanti potranno sentirsi ancora più partecipi di questa vita di giornata medievale. E la conclusione poi alla domenica, e qui inizieremo dal mattino col torneo della bandiera e quant'altro, la messa in costume, e poi il paese sarà tutto allestito da antichi mestieri, giochi medievali e un sacco di gruppi ospiti che allieteranno la nostra giornata. Per poi concludersi dopo cena, chiaramente per tutta l'evolversi della manifestazione ci sarà anche la possibilità a Casa Gilda chiaramente di pranzare o cenare, no? Per chi ne avrà piacere, e concluderemo la nostra edizione con il Teatro Popolare all'interno della Piazza Ricetti, teatro che sarà fatto dai attori nostri compaesani, quindi attori che si sono per mesi preparati per fare questo teatro nella piazza, e concluderemo con la Calata del Maggio, che è l'ultimo atto conclusivo della 42esima edizione. Diciamo che dobbiamo aspettarci quindi ancora una volta un grande evento dove buona tavola, storia e cultura si fondono e soprattutto pongono l'accento sul paese di Oglianico.
noi cercheremo sicuramente di fare del nostro meglio. Sarà sicuramente l'occasione per calarsi in quella che era la vita medievale, vivere il ricetto di Oglianico con mestieri e tradizioni di un tempo, e nonché con tantissima anche goliardia, gioia di stare, di fare festa insieme tutti quanti, sempre calati nel 1350. Thank you.